Il 6 ottobre 2002 a Roma, 500.000 persone celebrano la canonizzazione del fondatore dell'Opus Dei, una delle realtà più misteriose e controverse della Chiesa Cattolica. Con la santificazione del sacerdote José María Escrivá de Balaguer, passano in secondo piano le accuse di chi definisce setta o santa mafia il movimento da lui creato. Accuse che evidenziano i legami con il franchismo e le dittature latinoamericane. E padre Escrivá, comprate! 4 rosari, 10 euro. 4 a 10 euro. Quanti ne vuole? Il sindaco di Santiago del Cile, Joaquín Lavín, è uno dei pochi politici ad aver ammesso pubblicamente di appartenere all'Opus Dei. Considerato l'erede di Pinochet, questo economista neoliberale, padre di 7 figli, era il candidato dell'estrema destra alle ultime elezioni presidenziali. Con il nome Opera di Dio, l'istituzione si propone di santificare il mondo, ma spesso è percepita come una potente società segreta. Tieni premuto. È venuta? Grazie, bene. Scusi niente. Ancora. Molto gentile. Stia bene. Quanto manca? Cile, 11 settembre 1973. Le forze armate rovesciano il governo di Salvador Allende e prendono il potere. La repressione è un bagno di sangue e ovunque si respira l'odore della morte. Nell'estate del 74, il sacerdote spagnolo Escrivá de Balaguer arriva a Santiago e incontra i rivoluzionari. Rivolgendosi a questi buoni cattolici, desiderosi di costruire un paese nuovo, il fondatore dell'Opus Dei afferma: è necessaria una crociata di virilità e purezza, e questa crociata è opera vostra. Primero, io non ho fondato l'Opus Dei. L'Opus Dei lo ha fatto cosa del Signore. Io non sono più che estorbo. Sta chiaro? De modo che pido perdono al Signore conmigo per mia poca corrispondenza, per i miei peccati. Pedir per i sacerdoti, per i miei hermanos sacerdoti. Io non conosco nessun sacerdote malo. Pero la realidad es que el mundo está muy revuelto. Escrivá de Balaguer resta in Cile 11 giorni. Tutte le sue riunioni si tengono a porte chiuse e terminano con una preghiera rivolta ad Augusto Pinochet, autoproclamatosi presidente della Repubblica pochi giorni prima dell'arrivo del Monsignore. Sono passati 30 anni da quella visita in Cile. E oggi l'Opus Dei è diventata una prelatura personale della Chiesa Cattolica. Questa istituzione dipende direttamente dall'autorità del Papa, ma resta un argomento tabù. Pare che a Santiago stia nascendo un nuovo centro, che sorgerà su un'area di oltre 6.000 metri quadrati, in uno dei quartieri più ricchi della città. Buon pomeriggio. Una domanda. Può dirmi cosa state costruendo? Si tratta di... come si dice? Di una comunità. Non sono condomini. Capisco. Chi è il direttore dei lavori? Bravo Izquierdo. È scritto sul cartello. Sapete chi è il proprietario? No. Aspetta. Scusi, dobbiamo andare. Nessuno lo sa. Resti lì. Sembra che il nuovo edificio non appartenga all'Opus Dei. È una società anonima, che ufficialmente non possiede alcun bene. L'opera si definisce un'istituzione povera, la cui unica ricchezza è rappresentata dalla folta schiera di fedeli. I proprietari dei vari centri sono alcuni membri dell'organizzazione, di cui non viene rivelata l'identità. Ricordate che Dio è la nostra unica salvezza. Il mondo è pieno di persone che pretendono di conoscere la verità, ma io vi dico che la sola verità è racchiusa nelle parole di nostro Signore, Gesù Cristo. E io sono qui proprio per diffondere la sua verità. Buongiorno. Buongiorno. Sa cos'è l'Opus Dei? Non ne ho idea. Mi ha sentito parlare? Sì, forse è una religione, ma non so altro. L'Opus Dei è una forza diabolica che governa il mondo. Finché l'uomo non si deciderà a seguire i comandamenti di Geova, quella forza avrà la meglio.
L'estrema destra della Chiesa Cattolica. Non sa altro? No, e non mi interessa. Escrivá de Balaguer ha appoggiato la dittatura franchista. E le dirò di più. Ha messo in atto persecuzioni religiose nei confronti dei preti baschi, di quelli catalani e anche di quelli cileni. Personalmente con quell'uomo non andrei nemmeno a messa. È difficile capire perché un'istituzione cattolica agisca in modo così poco trasparente, suscitando tanta ostilità. La maggioranza dei membri dell'Opus Dei è rappresentata dai soprannumerari, persone sposate e con molti figli che vanno a messa tutti i giorni e offrono il loro lavoro al Signore per santificare il mondo. Tra i soprannumerari figurano tanti banchieri, avvocati, ingegneri, professori e giornalisti che, pur mantenendo un impiego proficuo, possono raggiungere la santità nella vita quotidiana. Senti, hai un minuto? Sì. Secondo me, ogni cattolico deve ambire alla santità. Secondo gli insegnamenti dell'Opus Dei, la santità è una conquista quotidiana che si raggiunge entrando a contatto con la gente, lavorando con serietà e competenza, rispettando il prossimo e svolgendo ogni attività nel modo migliore, soprattutto in ambito professionale. Non è una spiritualità beata. La spiritualità non c'entra. È ovvio che ognuno di noi possiede precise qualità spirituali, ma la santità, così come la intende l'Opus Dei, va ricercata nel lavoro quotidiano, nelle piccole cose che si fanno giorno dopo giorno, in funzione del bene comune e del prossimo. Vieni, Benjamin. Arrivo. Dai, veloce. Ma ci stiamo tutti? Sì. Bene. Siamo troppi. Numerosi, direi. Che matti, scherzate sempre. Ci fanno ridere. Siediti bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, benedici la nostra famiglia e il cibo che tu ci doni. Che il Re della Gloria Eterna ci protegga e ci accolga in paradiso. Mangiamo? Bene. Buon appetito. Escrivá de Balaguer sosteneva che una madre raggiunge la santità dopo l'ottavo figlio. Jorge Alé ne ha 12 e la sua famiglia è l'incarnazione del perfetto focolare domestico. I membri sposati sono tenuti all'obbedienza e alla divulgazione del messaggio evangelico. Inoltre devono procreare per accrescere il numero dei soldati di Cristo. A partire dai 6 anni, i figli dei soprannumerari iniziano a frequentare le scuole dell'Opus Dei e a ricevere un'educazione spirituale.